Ciao carissimi e bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Genitori. Quattro in italiano. Moscarzone. Oggi video in stile domenica con Passione Motori. Oggi vediamo un altro accrocchio speciale. Motori delle moto montati sulle macchine. Ovviamente le macchine devono essere molto leggere per andare forte. Altrimenti se mettete il motore di una moto su una macchina pesante, non va un c***o. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, Passione Motori, e che in descrizione trovate anche lo shop con tutte delle maglie e felpe molto ignoranti ed interessanti. Per tutti quelli che chiedono quando uscirà l'episodio 3 del BMW, diciamo tra il 10 e il 15 settembre. Comunque sì, metà settembre, quando tutti siamo tornati a lavorare, chi va a scuola, chi va... Siamo tutti qui e tutti lo guardiamo. Se volete supportare il canale fate un salto in descrizione, c'è Patreon. Ora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere questo fantastico video. Molto bene, iniziamo MX5 con motore Hayabusa 1300, molto bene. Non sembra neanche dal suono. Da come gira però, diciamo che... sembra il motore di una moto. Ma sapete che bello, cioè dare gas e sentire la macchina che continua a sculettare perché prende coppia in modo violento. No! Bellissima, che motore ci ha messo su questa? Gixxer 1000! Ma che figata! Ma è bellissima! La voglio! Piano che se vai a sbattere contro una pompa di benzina salti in aria, zio! Bellissimo, cioè glielo dà tutto e non si scompone. Che macchina è questa? La Vaz, ok, con Kawasaki il 1100. Ma non ha neanche il parabrezza? E cosa c'ha sul volante? Cosa cazzo è il volante dei Lego? Tira. Ma dovrebbe tirare di più. Da tutto in alto quel motore, no? Attenzione, Fiat 126. Con che motore? CBR 900RR. Questo l'avevamo visto, se non ricordo male. Io sicuro l'ho visto. E infatti, ecco, quando la tua ragazza dice che è a casa libera e arrivi così. Mamma! Drifting bitches! Bellissimo! Questo ha la Swift di una volta, sempre motore Kawasaki. Sembra che abbia le marce infinite. Che spettacolo! E senti come urla. Incazzata proprio. Attenzione, frena a mano. E tira lo sto freno a mano. MR2 col motore dell'Hayabusa 1300. Ma turbo o no? Cannonata. La Smart. Con che motore? Dell'Hayabusa 3 Turbo. Ma zio, ma tu vuoi morire su quella cosa? È finito pure nell'erba, guarda. Poi dicono che la 500 è pericolosa. E questa? Facciamo fuori un po' di tra gomma e frizione. Li facciamo fuori tutte e due. Ma va?
C'ha il pomello sul volante, zio, ma... La userà per far spettacoli? No! Ma guarda che c***o di... Il 500 col motore del BMW S1000RR, ma è anche trazione integrale. Guarda come si muove, ma che roba! Un serpente! Ma zio! Bellissimo! Questa è una BRZ che ha un 2004 V8, perché il tipo ha preso due motori 1200 della Kawasaki, fusi insieme e ha fatto un 2004 V8. 11.000 giri, 360 cavalli. Suona stranissimo. Una Mini con il 1003 della Suzuki, 170 cavalli. Figa! Ma va fortissimo. Questo col motore dell'Hayabusa, signori. E uno si chiederebbe perché? Perché è ignorante. Cioè, la risposta è perché no. Perché no? Toh. Cioè, ha sdilaniato pure la gomma. Ok, questa è una Prius col motore, il V2 Harley. Cioè, questa roba non andrà un c***o. Perché, ma perché tanto il peso tra un Harley e una Prius probabilmente è uguale. No, vabbè, scherzavo. Non si muove. Questa l'avevamo già vista col motore del GSX-R1000, l'Apollo. Mamma mia l'ignoranza. Beh, è sempre bello rivederla comunque, no? Escort MK2, motore CBR900. Non so perché, perché comunque, vabbè, però. Ho visto una transizione orribile. Ma che bello è. Ecco, mi è venuto un altro infarto agli occhi con questa transizione, ma ok. Oh, perché frena? Non si schiantare che... Non ho capito che macchina è la Yuko. Cos'è che c'era scritto? Comunque, motore Kawasaki. Gli è morta. Madonna, magari se non la provi qua in mezzo alla gente. Double Hayabusa, cioè 126, fatto anche questo 4x4. Ma guarda che handling c'ha. Zastava 750 col motore 1000. Questa Zastava. Ancora Zastava, Hayabusa Turbo o Wheel Drive, anche questa. Ma sì, mamma, se andava forte. Swift GT, motore cos'era, Kawasaki? Madonna, se le mettevano un pochettino meno veloci i sottotitoli lì. Guarda che faccia, sembra preoccupato lo zio. Con la pallina da golf lì. Raga, ditemi che uno di voi c'ha una macchina col motore di una moto, perché la devo provare, vi prego. Ha vinto? T'ha ancora gas? Ah, doveva picchiare sul limitatore per... Grande, perfetto. Anche questa, Suzuki, Hayabusa. Oh, ma lanciano da Dio, fan paura.
cioè, hanno messo il motore del GSX con motore centrale. Attenzione! È un po' indeciso nelle marce da inserire. Si butta dentro, ma i rapporti sembrano cortissimi, ma la macchina sembra andare forte, quindi in realtà... Mamma mia, che handling! Inizia a piovere, ma non ha paura, si butta lo stesso dentro. Mamma mia, ste chicane! Questo c'ha due coltelli enormi. Sì. Di metallo. Cubici. E tu come le hai, Sugar? Cubiche! Bravo! Molto bene, ragazzi, questo era il video di oggi. Tra le serie che devono uscire adesso, che sto iniziando a registrare, oltre a portare avanti quella del BMW, vi ho già detto, probabilmente, su Instagram, che ci sarà quella dedicata ai test delle auto e un'altra che è top secret. Allora, non so se arriveremo a provare una macchina con il motore di una moto, però magari ce lo montiamo noi. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo ancora di seguirmi su Instagram, Passione Motori, e di fare un salto nello shop che trovate in descrizione. Prima vi ho accennato a Patreon, se vi piace il canale, volete supportarlo e magari volete anche far parte di un gruppo di Telegram, siamo circa un 25-26 persone, basta che cliccate su Entra in Famiglia dopo aver cliccato il link di Patreon, appunto nella descrizione. Vi ringrazio per essere state qui oggi, noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale Passione Motori, grazie e bella! Miami.